Gare d'appalto con dei ribassi anche oltre il 30% sono il presupposto per meccanismi di illegalità. Nelle gare attualmente capita, sono cose che sono all'ordine del giorno. Le stazioni appaltanti avrebbero la possibilità di evitare di arrivare a questi punti scegliendo meglio il criterio di aggiudicazione degli appalti. Se verrà utilizzato prevalentemente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando un peso meno importante a quello del ribasso dell'offerta economica, forse questo sarà evitato. Per cambiare queste cose, oggi in fondo con questo convegno voi state dicendo: noi giovani vogliamo cambiare questo meccanismo. Sì, noi giovani possiamo portare delle istanze, poi queste vanno concretizzate. Ora la riforma del codice degli appalti è all'ordine del giorno in Parlamento, perché è necessario e obbligatorio recepire le direttive comunitarie che vanno nella direzione che ho appena indicato, quindi nella scelta del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa. Se si vogliono evitare gli scandali recenti, questo è il cammino. Che cosa possono fare i giovani? Lo abbiamo detto. Che cosa può fare il mondo della cooperazione in particolare? Il mondo della cooperazione può fare quadrato e portare insieme le istanze che sono quelle comuni, perché nell'interesse di tutte le cooperative che gli appalti non siano aggiudicati a chi offre solo di meno, ma a chi dà un servizio di qualità, fare quadrato e portare insieme le istanze, invece che ogni singola cooperativa, tutti insieme, avranno più rilevanza. La cooperazione sociale quale problematica specifica deve affrontare sotto questo aspetto? La cooperazione sociale ha un peso in più, perché non solo deve dare un servizio, ma deve anche darlo in tema sociale. Quindi non solo ha un duplice obiettivo: dare un servizio di qualità, ma dare anche un servizio sociale, cioè impiegare i lavoratori che secondo la legge 381 sono considerati svantaggiati. E quindi abbiamo anche la responsabilità, insomma, di quei posti di lavoro che sono più pesanti, se possibile, degli altri.